Once the Mass had ended in Manger Square in Bethlehem, the Patriarch of Jerusalem, Archbishop Fouad Twal, deeply thanked Pope Francis for his visit. Desideriamo che questa sua visita possa ravvivere nel cuore degli uomini il messaggio di Natale, la pace. Tanti sono ormai i bambini che i grandi di questo mondo hanno costretto a vivere errando e che sono spesso abbandonati. In his response, Pope Francis made an unexpected proposal to the presidents of Israel and Palestine. In questo luogo, dove è nato il principe della pace, desidero rivolgere un invito a lei, signor presidente Mahmoud Abbas, e al signor presidente Shimon Peres, ad elevare insieme con me una intensa preghiera invocando da Dio il dono della pace. Offro la mia casa in Vaticano per ospitare questo incontro di preghiera. As he had stated hours earlier in an address to the President of Palestine, Pope Francis reiterated the need for both states to restart their journey towards peace, a journey filled with challenges, but one that is in the best interest of both parties. E tutti, specialmente coloro che sono posti al servizio dei propri popoli, abbiamo il dovere di farci strumenti e costruttori di pace. Prima di tutto nella preghiera. Costruire la pace è difficile, ma vivere senza pace è un tormento. The Pope prayed the Regina Caeli with pilgrims, a prayer dedicated to the Virgin Mary, Queen of Heaven. He asked for her protection over those who are weak and marginalized in society.